Siamo a Brancaleone in occasione dell'iniziativa I libri raccontano storie di cibi e di paesi, un'iniziativa organizzata dalla casa editrice Città del Sole. Ci troviamo accanto al padron della Casa del Confino di Cesare Paese, il dottor Tonino Tringali. Buonasera. Buonasera, grazie intanto ad Antonella Cuzzocrea e Franco Arcidiaco di Città del Sole Edizioni, che sono quelli che hanno organizzato questa serata unitamente alla Proloco di Brancaleone, e hanno voluto in qualche modo ospitare questa serata in questa casa che io ho acquistato una decina d'anni fa e che poi ho voluto in qualche modo adibire come fosse stato possibile, e questa serata ne è la seconda conferma, ad ospitare questo tipo di manifestazioni. Dunque la cultura è padrone di casa? Questa è una delle mie e delle nostre aspirazioni, visto che ho trovato terreno fertile proprio sia, ripeto, in Antonella Cuzzocrea che di Città del Sole Edizioni, e sia nel mio amico Carmine Verducci, presidente della Proloco di Brancaleone. E speriamo che, ripeto, questa è, adesso non ricordo, mi pare che già la terza manifestazione che facciamo, e che speriamo sia la terza di una lunga serie che potranno venire in seguito. In questa splendida location c'è una stanza molto particolare che è stata destinata tanto tempo fa al Cesare Pavese. Andiamo a scoprirla insieme? Con piacere. Sì, questa è la stanza dove è stato confinato Cesare Pavese dall'agosto del 35 fino a marzo del 36. Lui è arrivato qui, Pavese, una domenica pomeriggio, alla stazione, ammanettato e scortato da due carabinieri, e quindi è stato, tra l'altro, per il paese un evento abbastanza eclatante vedere questa persona ammanettata, che è stato portato dapprima per il riconoscimento dei carabinieri, e successivamente gli hanno, tra virgolette, trovato proprio questa stanza. E tra le altre cose, una delle cose di cui lui si lamentava, che mentre all'epoca ai confinati veniva pagato il sussidio per potersi pagare le loro spese, siccome lui non era considerato nullatenente, ha dovuto affittare questa camera. Infatti c'è lì poi una lettera che lui scrisse alla sorella alcuni giorni dopo che è arrivato, e diceva proprio che ha affittato questa camera per 45 lire. In questi 8 mesi che lui è stato qua, anche una cosa importante, perché uno dei suoi primi scritti l'ha cominciato a scrivere proprio su questa scrivania. E anzi, un piccolo aneddoto, mi raccontava un signore, all'epoca ragazzino di 14-15 anni, che era stato rimandato in latino e greco, e il padre gli dice non devi andare fuori per riparare latino e greco, perché ti ho trovato un professore qua a Brancaleone. Fra l'altro questo ragazzino, quando è arrivato da quella porta, si è trovato il professore seduto in questa sedia. E grande è stato lo stupore del ragazzino, perché il professore altri non era se non quello che lui aveva visto scendere ammanettato dal treno. E mi raccontava proprio che erano seduti lui qua e Pavese là, e ogni giorno Pavese gli assegnava delle versioni, che il giorno dopo gli correggeva con la famosa matita rossa e blu. E una delle cose che mi raccontava questo signore, rimasto impresso, che in quell'angolo ogni giorno lui vedeva monticchiarsi delle pile di fogli, che poi successivamente si è scoperto essere stati gli appunti che lui prese, e da cui poi è nato il mestiere di vivere.
E diciamo che lui era tutto sommato confinato solamente in questa stanza, aveva l'obbligo di firma mattina e sera, però diciamo tutto sommato, dicevano che all'epoca tutto sommato dopo, non essendo considerato proprio un attivista politico, insomma gli davano la possibilità di potersi in qualche modo quantomeno uscire in paese, tant'è vero che lui seduto da qua, fuori qua non c'erano tutte queste case giate, c'era solamente la ferrovia, quindi lui spesso diciamo, riusciva anche a scendere a mare durante il giorno. Ecco, ci sono degli oggetti molto particolari, vediamo sul letto una cravatta e una catena, perché? La cravatta e la catena simboleggiano, diciamo, tra virgolette, degli attrezzi di scena, perché assieme ad un mio amico abbiamo qua a Brancaleone una piccola compagnia teatrale che a me adesso da qualche anno non funziona più, però all'epoca, quando io ho comprato la casa, scartabellando tra i libri, me ne è capitato in mano uno che ancora prima di vedere cosa fosse, passando questo mio amico, dico: guarda Luca, ti regalo questo libro, ancora non sapevo neanche di cosa si trattasse. Tra virgolette, il destino ha voluto che era un lavoro di Diego Fabbri e Cesare Laiuolo, Il vizio assurdo, che erano tratti di vita di Cesare Pavese, e quindi questo mio amico ha voluto in qualche modo mettere in scena questa rappresentazione, e dopo 2 anni è venuta alla luce, allora nel 2005, e questi due rappresentano le manette, come dicevo prima, lui era arrivato qui ammanettato, e questa è la sua cravatta. Accanto allo scrittoio dove lo scrittore Cesare Pavese era dedito alla scrittura, troviamo un altro posto molto particolare in cui c'è una sedia con una valigia. Sì, questa è quella che lui diceva di avere la famosa valigia sempre pronta, perché ricordiamo tutto sommato lui è arrivato qui tutto sommato da Torino, da una metropoli, è stato mandato qui al confino a Brancaleone, al profondo sud, quindi per lui ovviamente non era qui venuto in vacanza, e quindi lui diceva di avere la valigia sempre pronta nel caso in cui gli avessero dato la grazia prima per poter andare via prima, e così in effetti è avvenuto, perché lui era stato condannato a 3 anni di confino, ma dopo 8 mesi ha avuto la grazia e quindi ha utilizzato la valigia per dopo 8 mesi per andare via. Un luogo di cultura, di ricordo, di memoria, ma soprattutto un luogo aperto a disparate iniziative culturali ed eventi. Sì, come dicevo, diciamo che la stanza, diciamo, ho voluto che fungesse in qualche modo da volano e non restasse fino a se stessa solamente per le visite delle persone che hanno il piacere di venire, ma visto che il resto della casa si presta anche ad essere utilizzata anche per altri eventi, così avevo intenzione, insomma, di far diventare una specie così di caffè letterario, insomma di qualcosa che potesse aprire anche a tutti quanti hanno voglia anche di loro stessi, di qualunque tipo di iniziativa. Io sono aperto a qualunque tipo di iniziativa, qualunque persona voglia fare, e stasera ne è la riprova della manifestazione che faremo stasera. Grazie. Grazie a voi. Carmine Verducci, presidente della Prologo di Brancaleone. L'iniziativa questa sera è organizzata anche grazie alla tua collaborazione.
Sì, siamo onorati di prendere parte a questa organizzazione con Città del Sole, perché si apre così una nuova collaborazione molto interessante, anche perché questo luogo, il luogo del confino di Cesare Pavese, e grazie anche al suo proprietario Tonino Tringale, approfitto per ringraziarlo, ospita questo evento, e quindi questa casa diventa un polo culturale e anche letterario. Insomma, stasera vedremo il territorio protagonista, insomma anche i ragazzi della scuola, l'istituto comprensivo, il bergamotto, le farine, insomma tantissimo. Nel corso dell'iniziativa saranno proiettate delle immagini prettamente riguardanti il territorio dell'area grecanica fatto da te. Sì, la signora Cuzzocrea ha voluto appunto queste immagini che io ho prodotto durante la mia fase artistica di fotografia, e riguarderanno il territorio di Brancaleone, quindi un territorio compreso tra Capo Spartivento e tutta la vallata che noi chiamiamo Valle degli Armeni, diciamo. Quindi riguarderà Brancaleone Superiore, ma non solo, ma anche il mare, le tartarughe, la Torre di Galati, che noi stiamo cercando di rilanciare da un po' di tempo, quindi riguarderà campagna ma anche mare. La Prologo di Brancaleone è una fucina di idee, tanti progetti, tante iniziative e soprattutto molti obiettivi raggiunti, vedi alluvione degli scorsi mesi. Beh, l'alluvione è una parentesi purtroppo triste, a dire il vero. Io, come dico sempre, dichiaro sempre, in realtà l'alluvione noi non l'abbiamo mai superata, perché ancora persistono quei problemi di sicurezza sul territorio, e mi auguro e ci auguriamo tutti che questi problemi prima o poi dovranno trovare una soluzione. Quindi, parentesi di questo, molti obiettivi raggiunti, come dici tu, sì. Io sono molto umile nel dire questa cosa, ma il territorio, a seconda anche della zona dove noi abbiamo operato per valorizzarlo, perché è scritto nello statuto delle Proloco che interagisce, un'associazione interagisce con l'altra. Quindi con il progetto Calabria Experience in giro per il territorio calabrese stiamo riscontrando tantissimo, molto di più di quello che ci aspettavamo. Quindi un territorio che risponde, una Calabria diversa, una Calabria che vuole essere riscoperta, soprattutto dai giovani, ma anche dai nostri stessi compaesani, che si stanno trovando veramente a scoprire una nuova forma di turismo, un turismo calabrese. Benvenuti a tutti alla serata organizzata dalla casa editrice Città del Sole insieme alla Proloco di Brancaleone, quindi un ringraziamento va alla dottoressa Antonella Cuzzocrea e al presidente della Proloco Carmine Verducci. Un'iniziativa molto importante che verte essenzialmente sul tema "I libri raccontano storie di cibi e di paesi". Nel corso dell'iniziativa ci saranno tanti interventi in cui si darà rilievo a quello che è il cibo. Ringraziamo il Nunzio Anastasi, che è il vicepresidente della condotta Reggio Calabria Area Grecanica Slow Food, in cui dibatterà sulla comunità dei grani antichi, l'Istituto Comprensivo Brancaleone Africo, che presenterà il documentario a scuola di territorio, dunque la dirigente scolastica qui presente, Borrello Antonella. Seguiranno delle letture gastronomiche su dei libri della casa Città del Sole a cura di Maria Zema, Antonella Cuzzocrea e Anna Foti, e ci sarà anche delle immagini e un video curato dal presidente della Proloco Carmine Verducci, che daranno rilievo e spessore al territorio dell'area grecanica. C'è anche la possibilità di vedere con esposizione
esposizione i prodotti dell'azienda. Ringraziamo l'azienda agricola Patea sul Bergamotto. Ci sarà quindi subito dopo il nostro appunto incontro, ci sarà un momento conviviale con le stopitta e dolci al Bergamotto. Si ringrazia in particolar modo il dottor Tonino Tringali che ha dato ospitalità e poi ci sarà appunto un momento musicale a cura di Alessandro Santa Caterina con la sua chitarra battente. Io invito adesso la signora Tonella Cuzzocrea. Benvenuti tutti. Questa è una serata nata da una precedente serata che abbiamo fatto qui con una nostra autrice che si chiama Nadia Crucitti, qualcuno di voi era presente, abbiamo presentato un libro e lì poi è nata all'interno di questa casa che è piena di suggestioni e di luoghi molto particolari, è nata l'idea di rivederci di nuovo, proprio ci siamo lasciati proprio con questa idea assolutamente condivisa da tutti quanti e ovviamente come sempre accade intorno al discorso dei libri, però l'idea conviviale ha prevalso su questo, cioè l'idea era vediamoci insieme e parliamo di cibo dei nostri luoghi, era presente anche Nunzio Anastasi che appunto è vicepresidente Slow Food Area Grecanica, abbiamo detto vabbè allora ci rivediamo molto presto e organizziamo una serata, eccoci qua, siamo abbastanza contenti, siamo anche consapevoli di un disordine di fondo della serie, abbiamo tantissime cose da dire e da fare, speriamo di non annoiarvi. Abbiamo pensato che invece di parlare di cibo, di vino, di libri, senza annoiarvi vorremmo leggervi qualche pagina da alcuni nostri libri, io in particolare leggerò su un libro che la casa editrice ha pubblicato ormai 12 anni fa e che è uno dei libri nostri più venduti e che incuriosiscono moltissimo le persone, soprattutto quando si lascia diciamo l'area della Calabria, non diciamo di Reggio, ma della Calabria, perché è un libro che narra del Bergamotto ed è questo che vedete. Sicuramente voi conoscete, e che comunque quando viene presentato al di fuori della Calabria, e in special modo alle fiere, noi facciamo la fiera di Roma, di Torino, io ultimamente ho fatto quella di Milano, è un libro che incuriosisce perché quasi nessuno, fortunatamente ora sono un paio d'anni che la comunicazione sul Bergamotto e sulle altre eccellenze della nostra cucina ha un rilievo maggiore, insomma incuriosisce molte persone del nord perché non riescono, intanto non sanno che cos'è il Bergamotto, lo devo dire, purtroppo l'altro giorno a Milano un signore nello stand che avevo a Milano avevo messo delle essenze di bergamotto, quindi la gente era un escamotage per poter attirare le persone nel mio stand e tutti quanti si avvicinavano dicendo che meraviglioso profumo, che cos'è, e avevano individuato che era un agrume ma non riuscivano a capire, quando gli dicevo bergamotto non riuscivano a capire che era sto bergamotto, un signore addirittura mi ha detto, giuro e non è una barzelletta né una cosa esagerata, mi dice allora voi venite da Bergamo. E io ho detto sì, in effetti a Bergamo, tra le nebbie e le brume crescono gli agrumi. Quindi la serata è anche, non tanto per noi, ma anche per noi, per dire che noi dobbiamo essere orgogliosi dei prodotti che abbiamo, che sono splendidi e tra l'altro rari. Come sapete il Bergamotto cresce in un'area limitatissima che va da Scilla a Monasterace e neanche, ed è un agrume che è presente in tutto il mondo in qualunque profumo, qualora ovviamente i profumi siano fatti diciamo in maniera non con l'olio essenziale naturale e non con quello sintetico. Quindi è giusto che noi ne parliamo, è giusto che il racconto della Calabria vada sempre avanti, non solo con il bergamotto, ma anche per esempio penso al gelsomino che è un'altra nostra eccellenza e tante altre cose. Nunzio poi vi parlerà dei grani antichi, che anche queste sono delle riscoperte meravigliose. Il professore Amato, autore di questo libro, nel 1994 ha avuto l'idea geniale, secondo me, anche piuttosto testarda, di portare avanti il discorso che il bergamotto identificava la città di Reggio Calabria. Di fatto il bergamotto è diventato poi un agrume DOC, o si dice DOP, ancora credo che la
che la suddivisione non so se sia giusta, ma che identifica Reggio Calabria, tant'è vero che chi vuole fregiarsi del titolo, noi per esempio Città del Sole ci fregiamo del titolo Città del Bergamotto, quindi Città del Sole, sede di Reggio Calabria, Città del Bergamotto. Recentemente all'apertura del Castello Aragonese a Reggio Calabria è stata fatta una bellissima mostra e l'agrume, adesso l'olio essenziale, sta avendo un successo, una nuova vita, una rinascita in questo senso. Quindi a questo punto vediamo il video che è stato fatto dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Brancaleone Africo, che in parte narra anche dei territori del Bergamotto che sono qui vicino. E dopodiché vi leggerò proprio un passo dal libro del professore Amato. Allora, adesso qua. Prima del video chiamerei la dirigente scolastica Antonella Borrello dell'Istituto Comprensivo Brancaleone Africo, che ha presentato in questo periodo il documentario A Scuola di Territorio, quindi ci parlerà anche della collaborazione con i bambini e al contatto con quello che sono il territorio dell'area grecanica e non solo. Buonasera, ringrazio tutti, ringrazio in modo particolare la Città del Sole nella persona della dottoressa Cuzzocrea e la Proloco nella persona di Carmine Verducci, con il quale ho avuto il piacere di collaborare in questi 2 anni. Abbiamo siglato con la Proloco, ma anche con gli altri enti locali, altri attori sociali, un protocollo di intesa, patto per la scuola, e in questo patto della scuola c'è un po' di tutto, devo dire, e in modo particolare la valorizzazione del territorio, quindi anche dei prodotti tipici, e i ragazzi sono stati coinvolti attivamente in questi tipi di laboratori. Quello che vedremo stasera è un po' una sintesi di un lavoro che viene fatto nelle classi attraverso un'applicazione laboratoriale. Ha coinvolto varie classi della scuola secondaria di primo grado di Brancaleone, in modo particolare sulla lavorazione del bergamotto, la descrizione del territorio da Brancaleone a Galati più o meno, e poi ci sono alcuni passaggi molto significativi sui laboratori dell'inclusività. Noi li chiamiamo i laboratori del fare, del sapere, dove i ragazzi hanno modo di, soprattutto i ragazzi più fragili, più deboli, hanno modo di liberare la loro espressione e la loro creatività. Soprattutto restando proprio nella tematica della valorizzazione del territorio. Quindi vi lascio alla visione del documentario. Cittadina costiera che sorge sulla costa sud-orientale della Calabria. Conta oggi circa 3.600 abitanti. Anticamente si chiamava Sperlinga o Sperlonga, dal latino spelunca o dal greco spellux. Le origini risalgono al V-VI secolo d.C., grazie ai trasferimenti dei monaci greco-bizantini in fuga dall'Oriente, sotto l'incalzare della persecuzione musulmana. Si ha infatti notizia che le grotte di Brancaleone, scavate nella roccia, sono di quell'epoca e che verso la fine del 1300 vi era un monastero con 8 monaci e un castello. La chiesa grotta, ancora intatta, con un pilastro centrale, viene chiamata dell'albero della vita, con motivi architettonici che si dipartono da un pilastro centrale e coronano dalla volta.
è ancora visibile quel che rimane di una croce graffita, con i piedi un pavone stilizzato, nell'atto di riverenza verso il sacro simbolo. Caleone Vetus, nel corso dei secoli, subì diverse distruzioni a motivo di terremoti e alluvioni e fu progressivamente abbandonato dal 1953. La cittadina costiera si sviluppò intorno al 1800 e le attività economiche erano prevalentemente la pesca, l'artigianato, l'allevamento e l'agricoltura. Negli anni 50 del secolo scorso, l'attività prevalente era la raccolta del gelsomino, dal quale si estraeva il prezioso estratto che serviva per la cosmesi e l'industria profumiera. Qualche decennio dopo, questa attività lascerà il posto alla coltivazione del bergamotto, rinomato frutto di tutta la provincia di Reggio Calabria. Frazione di Galati, poco distante dal centro, su un'altura dell'entroterra, lungo la valle del torrente Aranghia, sorge un antico fortilizio chiamato ancora oggi Torre di Galati. Brancaleone è anche conosciuta come la città delle tartarughe. Recentemente, infatti, è stato scoperto dai ricercatori che la costa ionico-meridionale calabrese, denominata Costa dei Gelsomini, è il principale sito di nidificazione italiano della specie Caretta caretta. A Brancaleone vi è un'associazione che si occupa del recupero e la cura di questi esemplari, che ogni anno vengono salvati grazie ai loro volontari. Nell'anno 1674, Ippolita Staiti, nata a Brancaleone da nobile famiglia messinese, lasciava questo mondo. Con lei il marchesato di Brancaleone passava in casa Carafa, avendo ella sposato Vincenzo Carafa, figlio di Fabrizio, primo principe del territorio di Roccella. In quegli anni la famiglia Carafa faceva costruire un fondaco in prossimità della costa. Con annesso alla cappella di famiglia contenente una tela del XVIII secolo raffigurata San Pietro Apostolo. Il fondaco era il luogo di cui si servivano i mercanti di passaggio per depositare la merce. Qui usufruivano della locanda per ristorarsi e riposare. Solo dopo diversi anni la costruzione diventerà la residenza estiva della famiglia Carafa, nella quale vi tornerà fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il decreto borbonico del 29 maggio 1833 ad autorizzare la celebrazione di una fiera annuale di animali alla quale partecipavano da ogni parte della Calabria migliaia di persone. Durava 3 giorni e si concludeva il 29 giugno, festa di San Pietro. Forse questo è il motivo per cui il santo diverrà patrono della città. Nel 1945 la famiglia Carafa vende il fabbricato a Gentile Vieni del Canada, ma l'ultima marchesa Carafa, ricordata nelle storie dei più anziani della comunità, donna di straordinaria carità, continuerà a mantenere i rapporti sia con le nobili famiglie di Brancaleone che con quelle più indigenti, soprattutto di pescatori, che sosteneva economicamente. Alla fine degli anni 50 l'edificio sarà destinato a scuola media, nella quale si formeranno diverse generazioni di giovani, fino alla sua totale distruzione alcuni decenni dopo. La presenza del bergamotto in Calabria sarebbe stata accertata tra il XIV e il XVI secolo ed il primo bergamotteto sarebbe stato impiantato intorno al 1750. Deriva probabilmente da un incrocio fra arancia amaro e limetta acida, anche se non manca chi lo ritiene una specie vera e propria, denominandola Citrus bergamia risso, di origine cinese. Già nella Naturalis Historia, opera enciclopedica in 37 libri sulle scienze naturali, realizzata nel primo secolo d.C., Plinio il Vecchio
fa riferimento al bergamotto denominandolo Malum Assyrium. Il grande butto nella storia fu però alla corte del Re Sole. Francesco Procopio de Coltelli, gentiluomo siciliano, si recò a Versailles portando con sé una buona scorta di fusti di rame, contenente un denso e misterioso liquido profumato, da cui ricavava una deliziosa acqua al bergamotto. Procopio chiese di poter dimostrare la straordinaria efficacia della sua acqua al bergamotto a Sua Maestà il Re Luigi XIV, a cui piacque molto perché emanava un profumo intenso e rappresentò un toccasana, una soluzione inaspettata ai problemi che la medicina del 600 aveva creato. L'uso dell'essenza del bergamotto rappresentò una vera e propria rivoluzione olfattiva, perché la sua profumazione delicata e armoniosa si rivelò molto più gradevole delle fragranze troppo speziate allora vigenti. Il Re Sole fu il primo ad adottarla e questa moda si diffuse nelle corti e nei salotti dell'intero continente. Il bergamotto di Reggio Calabria, agrume unico al mondo per le sue qualità organolettiche e nutrizionali, è stato al centro dell'attenzione della settimana calabrese di Coldiretti a Expo Milano 2015. Al giorno d'oggi la Calabria è il maggior produttore mondiale di bergamotto. Il 90% della produzione totale arriva infatti da questa regione. Le essenze di bergamotto, in virtù della loro straordinaria fragranza, sono impiegate nella produzione industriale di profumi, dolci e liquori. Questa essenza, grazie alla sua freschezza, rappresenta l'elemento di base per la produzione di numerose acque di colonia e cosmetici. Il frutto è simile a un'arancia, ma di colore dal verde al giallo, secondo la maturazione. Ha buccia sottile e liscia e un peso che va dagli 80 ai 200 grammi. La buccia risulta molto ricca di oli essenziali. La polpa, suddivisa in 12-15 spicchi, fornisce un succo molto acido e amarognolo. Inoltre, recenti studi hanno dimostrato che il bergamotto sia capace di abbassare i livelli del colesterolo cattivo, aumentare quelli di colesterolo buono e di combattere la glicemia alta. E salendo su per la collina, bergamotti in fiore dipingono la Matatera Regina. Si espande nell'aria gradevole odore di sera e mattina. Gioio prezioso le sue svariate proprietà, di colore giallo-verde gioioso la sua sobrietà. Agrume speciale da profumo inebriante, pretesa al sole non a mai glaciare, la sua coltivazione è importante. Il olio essenziale viaggia lontano, esportato per freschezza e fragranza vitale, bouquet aromatico dai profumi amato. Dolce melodia il suo raccolto è sempre un dì di festa, gente che canta col sorriso sul volto, mentre colma la cesta. È nella sua naturale essenza che si assapora la mia terra, è nella sua presenza che la vita si afferra. L'amido di mais, conosciuto anche come maizeno, è una farina bianca ottenuta dalla lavorazione del grano duro. È particolarmente indicata per le persone allergiche o intolleranti al glutine, che non possono consumare le normali farine. Si trova facilmente in cucina, si presta a svariati usi. La differenza tra amido e farina di mais sta nella composizione del prodotto. La farina si ricava attraverso la macinatura della totalità del chicco, mentre l'amido solo nella parte più interna. Allora, cosa realizziamo?
nel nostro laboratorio con l'amido di maizena. Realizziamo la ceramica. Gli ingredienti quali sono? Estratto di bergamotto, un prodotto tipico del nostro paese, serve per profumare la pasta. 200 grammi di amido di mais, 200 grammi di colla vinilica e un cucchiaio di olio di vaselina. In una ciotola aggiungiamo gli ingredienti mescolando il tutto energicamente affinché non si creino grumi. Così è realizzata la nostra pasta modellabile che si asciuga all'aria e diventa dura come la ceramica. Pasta di mattarello. Ricordiamo, come abbiamo detto, partiamo sempre da una pallina, va bene? Poi schiacciamo come un maccherone. Dopo aver fatto questo maccherone, metà di questo lo abbassiamo così. Prendiamo la pasta, prima fate attenzione e poi lo fate. Intanto guardate me e lo schiacciamo tanto, molto sottile, perché deve venire la parte, questa parte sopra deve venire sottile sottile, che è il nostro bocciolo. E poi giriamo, arrotoliamo piano piano, piano piano, ecco fatto. Adesso questo ve lo lascio e voi di nuovo guardate piano piano. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui stasera. Voglio ringraziare la casa editrice Città del Sole e questa bella collaborazione che insieme a Tonino Tringali, che ci ospita e ci tiene ad ospitare eventi di questa portata. Iniziamo questo nostro cammino nella Brancaleone culturale che insieme a Tonino vorremmo creare. Volevo ringraziare poi la dirigente scolastica Antonella Borrello per il suo impegno in questo istituto, perché da 2 anni collaboriamo intensamente insieme alla nostra associazione Pro Loco Brancaleone, che abbraccia ormai tutte le sfere culturali, quindi passiamo dall'istruzione e poi finiamo alla valorizzazione del territorio. Quindi questa presentazione testimonia quello che i ragazzi stanno veramente facendo nella scuola, e questa è la scuola che a me piace. Poi al di là, diciamo, della riforma Renzi possiamo parlare di tante innumerevoli cose, però questa è la scuola del fare, cioè i ragazzi si approcciano al territorio attraverso dei laboratori costruttivi e quindi si inserisce in questo contesto, anche perché si è visto, parleremo di bergamotto, parleremo di farine, parleremo di artigianato sicuramente questa sera, in chiave letteraria però, ma anche degustando poi alla fine, grazie all'azienda presente Patea, che espone non solo in tutta Italia, ma questa sera veramente rare volte anche a Brancaleone.
Li ringraziamo e adesso arriva un momento molto particolare. Nella splendida location della Casa del Confine di Cesare Pavese, il tema di questa sera sono i libri che raccontano storie di cibi e di paesi, e adesso seguirà un reading letterario di letture gastronomiche a cura di Maria Zema, Antonella Cussocrea e Anna Foti. Il video era bellissimo, complimenti, e poi secondo me sulla scia di quello che vogliamo fare stasera, e come giustamente diceva Carmine, è importante il racconto del nostro territorio, e siccome i nostri padri, i nostri nonni lo sapevano raccontare molto bene nella loro semplicità, intorno a un braciere, intorno a... non c'era la televisione, c'erano i racconti della sera, l'abbiamo detto anche alla presentazione di un altro nostro libro, c'erano i racconti e quello che si tramandava all'interno di una casa in maniera molto naturale. Poi c'è stato un momento in cui tutto questo era forse passato di moda, non doveva essere più raccontato. Quello che noi vogliamo tentare di fare stasera è proprio quello di raccontare e di fare capire anche a chi dovrà raccontare in seguito, cioè i nostri giovani, sia con il lavoro che fanno nella scuola, sia con il lavoro di divulgazione che si fa quotidianamente. Anche Carmine, per esempio, che ho conosciuto da poco, fa un lavoro secondo me importante, cioè il camminare nei luoghi e la verifica attraverso il cammino, anche raccontando come mi diceva lui, e leggendo dei passi mentre si cammina. Questa è una cosa molto importante, perché si calpestano dei luoghi che sono dei luoghi che altri viaggiatori e altre persone hanno percorso e che poi alla fine hanno raccontato. Cioè, l'importante è che non si interrompa questo tipo di dialogo e di racconto. Tra i nostri segnalibro e cartoline che ci sono, ce n'è una in particolare, che è una veduta di Palizzi, che è qui vicino, disegnata a china da un artista che non c'entra niente con l'Italia, con la nostra terra, un artista svizzero-tedesco molto famoso, recentemente vi è stata una mostra in Italia che si chiama Esker, e per il quale io circa 15 anni fa, andando a visitare la prima mostra che si fece a Roma, alle Scuderie del Quirinale, restai come dire, stupita nel vedere, lo conoscevo Esker per i suoi quadri molto strani, molto particolari sul tema della relatività, le scale che salgono, scendono, eccetera. A un certo punto c'era una sala che era dedicata a delle visioni, diciamo, a dei paesaggi. E sono rimasta, mi sono fermata perché ho riconosciuto i paesaggi dove sono nata, c'era la Fiumara della Mendolea, c'era Palizzi, quindi ci siamo tutti domandati com'è che lui era uno dei viaggiatori, non era uno di quelli famosi come Lear o come Gissing, eccetera, eccetera, il quale praticamente girava, non scriveva, era in compagnia di un amico che faceva il diario dei suoi percorsi, e lui invece faceva le foto che poi sviluppava e disegnava. Quindi noi abbiamo scoperto le nostre terre disegnate da un pittore straordinario che è conosciuto in tutto il mondo. Abbiamo pensato allora, quando nacque la casa editrice 17-18 anni fa, proprio di significare e di fare queste cartoline proprio per dire come prima di noi degli stranieri avessero raccontato molto bene la nostra terra. Adesso vi leggo un passo che peraltro è già stato raccontato dai ragazzi della scuola, cioè come il bergamotto arrivò alla corte del Re Sole, perché è un po' una favola che è la parte più, come dire, che resta più impressa di questa storia millenaria del bergamotto, che partendo da un piccolissimo luogo è arrivata fino a noi. Narrano le cronache del tempo che un giorno alla corte del re Luigi XIV di Francia, nella splendida reggia di Versailles, giunse un tal Francesco Procopio de Coltelli, gentiluomo siciliano.
veniva da Palermo, o forse da Citrezza, vicino Catania, ed era animato da una gran voglia di fare fortuna. Aveva portato con sé una buona scorta di fusti di rame contenenti un denso e misterioso liquido profumato da cui ricavava una deliziosa acqua al bergamotto. Procopio lo aveva scoperto nel suo passaggio da Messina alla sponda regina dello stretto, dove i viaggiatori erano irresistibilmente attratti da quell'agrume indigeno che emanava una fragranza tanto intensa da permeare l'intero ambiente circostante. Per uno straordinario incrocio di elementi legati al microclima, all'esposizione al sole e al terreno, quella pianta non fruttificava né in Sicilia né in altre terre a vocazione agrumaria. I proprietari e i contadini più attenti e sensibili estraevano dalla buccia del frutto, per una spremitura manuale a freddo, un prezioso olio essenziale, avendo imparato ad apprezzarne le qualità aromatizzanti, purificanti e curative, e ne avevano ricavato una rudimentale acqua al bergamotto che concentrava quelle qualità eccezionali. Procopio ne era rimasto inebriato e ne aveva intuito le qualità. Aveva così deciso di acquistare e portare con sé il massimo quantitativo possibile di quest'olio. E fu il primo fra i tanti a crearsi una fortuna grazie al bergamotto. A Parigi la strada era stata spianata nel secolo precedente dall'italiana Caterina dei Medici, nipote di Lorenzo il Magnifico, sposa del re Enrico II di Valois, il re di Francia. Cresciuta nella Firenze del Rinascimento e ritenendo che le fragranze fossero uno strumento di distinzione e raffinatezza, aveva introdotto a corte acque rinfrescanti e balsami profumati. Forte di questo prestigioso precedente, Procopio chiese di poter dimostrare la straordinaria efficacia della sua acqua al bergamotto a Sua Maestà, il re Luigi XIV. Il successo fu immediato e travolgente. Per la corte del potente monarca francese, e a Versailles soggiornavano allora 15.000 persone, quell'acqua che emanava un profumo intenso rappresentò un toccasana, una soluzione inaspettata ai problemi che la medicina del Seicento aveva creato. Infatti, il divieto da parte della classe medica del tempo di uso dell'acqua, che era considerata responsabile della diffusione delle malattie, cioè epidemie della peste, malattie infettive, aveva generato appunto problemi igienici e diffuso anche a Versailles odori non proprio consoni a una corte ricca e sfarzosa, cioè della serie non si lavavano quasi mai. L'uso dell'essenza di bergamotto rappresentò altresì una vera e propria risoluzione olfattiva, perché la sua profumazione delicata e armoniosa si rivelò molto più gradevole delle fragranze che usavano allora, troppo speziate e molto forti. Accadde così che la miracolosa acqua dell'intraprendente siciliano si rivelò molto più preziosa di una boccata d'ossigeno e il re Sole la adottò per primo. La fece spruzzare sul suo corpo, abiti e ambienti, e la mattina, dopo leggeri tocchi sulla fronte e guance di un altro prodotto che usava, che era l'aceto balsamico di Modena, caratterizzavano così il cerimoniale della sua igiene mattutina. Mi fermo qua perché poi è troppo lungo e casomai continuiamo dopo. Grazie mille ad Antonella Cuzzocrea. Intanto si susseguono le immagini curate da Carmine Verducci sul territorio di Brancaleone e zone limitrofe. Noi continuiamo il nostro reading letterario insieme a Maria Zema. Buonasera a tutti. Il testo che io stasera, il brano che ho scelto viene da un libro che si chiama La rivoluzione è un pranzo di gala. E probabilmente in questo caso mai il titolo è più profetico per il nostro territorio, perché oggettivamente se dobbiamo partire da una vera rivoluzione, riscoprire storie in generale, come diceva Antonella, ma la storia del territorio, dei cibi, dell'appartenenza se vogliamo a una certa tradizione è salutare. Altre rivoluzioni in Calabria francamente credo che, stante tutta una serie di eventi, saranno difficili, quindi quantomeno ne facciamo una culturale. Il libro è a cura di Mita Borgogno e Nicola Fiorita. Nicola Fiorita, come voi sapete, è il presidente di Slow Food Calabria, e il testo che io ho scelto per voi si chiama Confesso con gusto, di Nicola Fiorita.
No, ci vedo, grazie. Confesso che ho bevuto nelle feste popolari, piene di gente sconosciuta, con un bicchiere di plastica in mano dentro un vino rosso, aspro, terroso, eppure caloroso, come le piazze dei nostri paesi quando si riempiono di voci. Ho bevuto vini costosissimi in ristoranti lussuosi, ho bevuto vini freschi nei giorni di estate, e un Barolo di 20 anni prima in una notte qualsiasi, di un inverno qualsiasi. Ho bevuto birre artigianali e lattine del supermercato, ho bevuto il moscato di Saracena in una piazza medievale della Toscana e il vin santo in una ruga di Soverato. Ho bevuto con gioia per il sapore dissacrante dell'alcol, per amore, per spirito, per compagnia, per commentare, per noia, ma mai soltanto per sete. Confesso che ho mangiato nelle bettole luride di una città messicana e nei locali stellati consigliati dalle guide parigine. Ho mangiato con le mani e le posate d'argento, con fretta bulimica e con la calma dei giusti. Ho mangiato inseguendo i sapori della cucina di mia nonna e ho mangiato per scoprire il mistero della cucina molecolare, nelle tavole imbandite dei giorni di festa e negli angoli solitari di una pausa lavorativa. Ho mangiato con abbondanza, con voluttuosità, con vigore, con rimorso, con vergogna, con enorme soddisfazione, ma solo qualche volta ho mangiato per fame. Confesso che ho letto, tra un bicchiere di vino e uno stinco di maiale, tra una cena di amici e un pranzo familiare, tra una degustazione di Barbera e una scarpetta di ragù, di nascosto, di sfuggita, eppure ho letto. E ho ceduto, debole e imperfetto, a libri di ogni genere, romanzi, noir, saggi, autobiografia, perfino a volte classici e poesie. Ho letto pensando di trovare le parole che mi avrebbero aiutato a cambiare il mondo e poi cercando quelle che mi avrebbero aiutato a migliorare la mia vita e infine accontentandomi di quelle che avrebbero reso più sopportabile questo mondo e questa vita. Ho letto nei treni, negli aeroporti, sulle spiagge assolate, nelle corsie di un ospedale, nei bar di tutta Europa e ogni volta che arrivavo al termine della storia mi riprometto inutilmente di smettere. Qui e adesso, accanto a me, c'è ancora un mucchio di pagine bianche piene di inchiostro e parole inutili, così che non avendo il coraggio di seguire l'esempio cristallino di Pepe Carvaglio e soprattutto non avendo un camino dove bruciare questi vecchi inutili libri, non mi resta che condividere le mie debolezze e tentare di fare passare i difetti per virtù. E così, penso, dico e ora scrivo, che il cibo ha una relazione strettissima, stretta, con la cultura e che a questo nesso inestricabile di sensi e piaceri occorre dedicare le nostre più ardite riflessioni. Il cibo che entra nella letteratura con le novelle di Boccaccio, nelle favole con le sembianze di una casetta di marzapane, il cibo che sta nelle canzoni, nei film, nelle poesie, che contamina l'arte, è la dimostrazione che la storia dell'alimentazione non è solo una storia della fame e della cucina, ma è una storia di sentimenti e di passioni. Cibo e cultura, allora, e se siete arrivati fin qui insieme a noi, significa che dentro di voi c'è una predisposizione innata alla lentezza, al piacere, alla curiosità, alla responsabilità morale. E allora prendetevela comoda e assecondate tutte le vostre tentazioni. Sedetevi nella migliore delle vostre poltrone, accendetevi una sigaretta se fumate, riempite il bicchiere di Calvados o di tè nero, a seconda dei gusti e dell'orario. Magari spegnete anche il cellulare e leggete con calma, perché la velocità è un virus che va debellato. E leggete con gusto, perché assecondare il piacere è una questione di civiltà. E poi, se credete, fate circolare queste pagine perché la condivisione di questi valori e questi vizi può finanche produrre qualche barlume di felicità individuale e qualche pezzettino di cambiamento sociale. Un
una lettura meravigliosa che mette in evidenza come il cibo è unito sia al piacere ma anche al piacere della condivisione. E si sta creando un clima molto intimo, molto bello, all'insegna ecco, della partecipazione, e noi vogliamo andare ancora di più in profondità e invito adesso Anna Foti a proseguire nella lettura. Grazie, buonasera a tutti. Nella prima parte di questo reading avevo proposto ad Antonella di poter parlare anche di un libro recentemente pubblicato. Antonella ovviamente è stata ampiamente disponibile a questa richiesta, che è Fine pasto, del noto antropologo calabrese Vito Teti. In questo libro, Fine pasto, il cibo che verrà, Vito Teti afferma un concetto molto semplice ma al contempo anche molto importante da rielaborare e da affermare anche oggi: cibo, cultura. Cibo, veicolo di memoria, veicolo di storia, veicolo di identità. E in questa sua riflessione c'è una dimensione del cibo che è profondamente in contraddizione con quello che il cibo è stato in precedenza per i popoli che anche qui hanno vissuto, anche in questa Magna Grecia o in epoche sicuramente più recenti. Oggi in molti popoli, molte aree del mondo fuggono dal proprio paese perché muoiono di fame, mentre ci sono parti del mondo come ad esempio l'Occidente in cui lo spreco e l'eccesso imperano. Eppure nonostante ciò il cibo si è allontanato moltissimo da quella che era la sua dimensione originaria, cioè una dimensione di convivialità, una dimensione di condivisione, una condivisione proprio di simbolo della terra, dei frutti della terra, quindi anche di ciò che noi siamo, di ciò che noi coltiviamo e di ciò di cui noi ci alimentiamo a livello fisico ma soprattutto a livello poi emotivo, a livello mentale. E quindi volevo suggerirvi un passo proprio da questo libro di Fine pasto, e poi con la magia degli oggetti di Vittoria Butera invece ci caleremo proprio nella storia con la lettura di alcuni attrezzi della panificazione, con alcuni oggetti proprio che erano utilizzati dai popoli che ci hanno preceduto. La civiltà del pane. Bisogna uscire dalle alternative false e ricattatorie tra mondialismo e localismo, tradizionalismo e modernismo, naturale e artificiale, recuperando una concezione positiva della nostalgia. È un universo transnazionale quello in cui viviamo oggi ormai, che addirittura non conosce più le nazioni. Esso è l'avanzo di una civiltà precedente o di un cumulo di civiltà precedenti, tutte molto analoghe fra di loro, tutte molto confuse. E questo illimitato mondo contadino prenazionale e preindustriale, sopravvissuto fino a solo pochi anni fa, io lo rimpiango. Gli uomini di questo universo non vivevano in un'età dell'oro, essi vivevano quella che Chilanti ha chiamato età del pane. Erano cioè consumatori di beni estremamente necessari, ed era questo forse che rendeva estremamente necessaria la loro povera e precaria vita. Una posizione, scrive Vito Teti, che Nuto Revelli approfondisce con precisione quando scrive: non sono un nostalgico delle società pastorali, non sono il turista che ama trascorrere il weekend in campagna. Non ho mai detto a Montanaro: beato te che respiri quest'aria sana, beato te che vivi nelle nostre perdute cose. Il passato gli interessava e ci interessava per capire la società odierna, quella contemporanea, le sue trasformazioni, le sue lontananze sociali. Non si torna al passato, mai più contadini che morivano di fame, dicevano le persone che fuggivano dalle campagne di tutta Italia, anche calabresi. E se il ritorno alla terra, alla campagna, ai paesi saranno possibili, avverranno in forme nuove, in un mondo locale e globale totalmente mutati. Il nuovo legame con la terra avrà produttori e figure del tutto nuove. Ancora aspettiamo questa evoluzione. La nostalgia della civiltà del pane, allora, non come insensato e probabile ritorno al buon tempo andato, ma come rifiuto di sprechi, sofisticazioni, manipolazioni alimentari di cui non si conosce poi l'esito e neppure il fine, consentitemi. Vincenzo Padula scriveva, parlando dei braccianti calabresi, che la miseria è sorella della poesia, e auspicava la scomparsa della prima e la permanenza della seconda. È possibile mantenere valori e modelli culturali quando tutto il mondo cambia intorno? I mille pani ritrovati e reinventati non sanno indicare in maniera nuova la via della poesia e della sacralità e della religione del mangiare. Un tempo il mangiare era azione ma anche sostantivo, era carico di significato. Davvero tra la penuria di una volta e l'eccesso di oggi non si potrebbe inventare un altro modo di essere nel mondo?
Vito Teti ci lascia appunto con questa domanda e ci introduce in quello che è un universo nuovo, cioè cibo come veicolo appunto di memoria, di storia, di identità, di ciò che siamo stati e di ciò che forse oggi abbiamo dimenticato. E dalla letteratura adesso, dall'arte quindi del sapere, dello scrivere, a quella del fare. Vediamo adesso con questo libro di Vittoria Butera, che è un'appassionata di narrative e di arte, è una letterata classica. Ha scritto questo libro, La magia degli oggetti, l'antropologia delle cose in Calabria, proprio con i caratteri di Città del Sole Edizioni, e noi proprio per restare in tema abbiamo scelto il paragrafo dove si parla dell'attrezzatura per la panificazione. Amaia. Era indispensabile a scadenze periodiche per fare il pane. Nelle feste vi impastavano i dolci tipici, i crispelli a Natale, a biscotta, bucconotti, panette o altre specialità in ricorrenze familiari o piri i ravagni, ossia per trasferirsi con la famiglia al mare durante l'estate. Uscanalaturu. Eseguito l'impasto, tagliavano le forme dei pani con un raschiello metallico o di legno, detto scanalaturu, che serviva anche a tracciare un solco o una croce su ogni pane e a raschiare la pasta dal fondo. Per rispetto della croce, che accentuava il valore sacro già insito nel pane e ne distingueva la faccia principale, era un gesto riprovevole posarlo capovolto. Ulevatu e alevatina. In un posto umido della casa o su un davanzale, le donne ponevano ulevatu, che rinnovavano ad ogni panificazione. In estate lo coprivano con uno straccio bagnato. Era il lievito madre, necessario per fare alevatina. Passando ulevatu tra di loro, le donne del vicinato costituivano una catena che non doveva interrompersi, essendo stata incominciata dalla Madonna, così voleva la tradizione, che aveva fatto il primo lievito madre. A pala du furnu. Quando i pani erano lievitati, si ponevano su una lunga pala e si infilavano nel forno. Con la stessa pala venivano tolti dopo la cottura. E poi si ponevano al focolare come supporto delle pentole. E questa era la tradizione della panificazione. Grazie per l'invito. Grazie ad Anna Foti. Io, da questo reading letterario si evince un legame tra la cultura, il cibo e la condivisione, ma da non sottovalutare essenzialmente anche l'aspetto sociale, che è essenzialmente il simbolo della terra. Ed è stato molto bello conoscere anche gli oggetti della panificazione che sono legati a quella che è la nostra tradizione. Adesso invito accanto a me il vicepresidente della condotta riagrecanica Reggio Calabria, Nunzio Nastasi, della condotta appunto Slow Food, che è il responsabile del grano in Aspromonte. Buonasera a tutti e un ringraziamento al dottore Tringale, a cui porto anche i saluti del comitato di condotta di cui io faccio parte. La dottoressa Ciccone e la dottoressa Mariella Crucitti avranno modo sicuramente di usare questi luoghi come giustamente avete suggerito voi, sperando di dare un contributo a questo territorio. E in modo particolare anche un saluto alla dottoressa Cuzzocrea e a Francesca Martino per questa bellissima iniziativa. Beh, il pane è un cibo quotidiano e si pone essenzialmente quello di stimolare un maggiore utilizzo, ecco quello che fa la condotta, in particolar modo la comunità dei grani, è quello di realizzare un prodotto che non derivi essenzialmente da che cosa? Da farine derivate, ma da grani antichi, e questo ha un doppio risvolto, sia per la salute, quindi mangiare all'insegna ecco, del buono, giusto e pulito, ma anche di utilizzare quelle che è le farine della nostra tradizione. Come è nata la comunità dei grani? Allora, io faccio una piccola premessa, perché altrimenti non si riesce a cogliere il perché di tutto questo. Diciamo che comunque Slow Food è un'associazione internazionale, nasce con l'obiettivo di ridare dignità al cibo. Oggi tutti i cibi sono stati bistrattati in ogni modo.
Voi avete visto prima uno spezzone di Expo, siete stati presenti a Expo. Io non so chi di voi è andato a Expo quest'anno 2015. Noi come Slow Food non abbiamo molto condiviso un po' la politica di Expo e vi dico subito per quale motivo, perché il visitatore non ha avuto modo di cogliere il cibo, nel senso che ad ogni cibo c'è un volto, c'è una persona, quindi ridare dignità al cibo, come voi avete sottolineato con le letture e con il video, vuol dire soprattutto dare dignità alla persona che ci mette le mani, ci mette il sudore, la fatica e soprattutto tira fuori i suoi saperi, che non vengono interrotti con questa catena del lievito madre, con questa catena non devono essere interrotti i saperi che ci portano ad avere un cibo buono, pulito e giusto. Ovviamente noi ci siamo posti un problema fondamentale, quello delle nostre tradizioni. Il cibo per antonomasia come sacralità è il pane. Quindi recuperare attorno al pane anche quei gesti di sacralità che l'hanno da sempre contraddistinto. Quando si faceva il pane non c'era egoismo, anzi, diciamo che una parte da infurnata, così chiamata, veniva distribuito nel paese. C'era una figura emblematica che era a mamma e famiglia, che comandava ai bambini o al marito: questo porto lattizio, questo accaio, perché attorno al pane, diciamo attorno alla panificazione, c'era anche un rito che era quello della condivisione. Si impastava il pane, le comari comunque si comunicavano. Nel fare questa comunità del cibo del grano in Aspromonte, grazie soprattutto a Donatella e a Salvatore Maisano, che sono qui presenti e che poi vi faranno gustare delle lestopitte, che vuol dire pane veloce, il pane per gli ospiti che arrivavano fondamentalmente, abbiamo incominciato a riscrivere con loro quelli che erano i gesti che contraddistinguevano questa sacralità. Dopo siamo giunti al termine, comunque il percorso è breve. Quale grano impiantare? Ecco, loro avevano un grano che loro chiamano Maiorca, che è una delle varietà che voi conoscete, che purtroppo per ragioni di mercato lo davano in pasto ai maiali, alle galline, a coloro. Quindi da lì abbiamo ricominciato a dire: ma come? Noi facciamo un prodotto e non riusciamo neanche a conoscerlo, ad apprezzarlo. E quindi è nata attorno a questa realtà, piccola realtà, diciamo, di produttori, un gruppo di persone che, aderenti alla condotta, perché Slow Food associa non aziende, Slow Food associa persone, hanno incominciato a condividere con loro, a supportarli nella fruizione di questo prodotto. Beh, a distanza di 6 anni, sono stati presenti anche al Salone del Gusto, che è la manifestazione internazionale più importante al mondo per quanto riguarda il cibo, non Expo. Questo rimarco, Expo, voi avete visto solamente dei marchi, avete visto delle aziende, ma dietro a quei cibi non avete visto nulla, perché non sappiamo neanche come erano fatti quei cibi, mi auguro buoni. Quindi purtroppo oggi, per ragioni di marketing e di mercato, non sappiamo neanche quello che mangiamo. Diciamo che dopo un paio di anni questa realtà da noi stimolata produce grano che è il simeto, grano duro, la Maiorca, grano tenero, e del iurmano fatto da alcuni produttori alle pendici dell'Aspromonte, e incomincia ad essere apprezzata da alcuni trasformatori e da alcuni ristoratori, non solo, ma anche da molte persone che vanno a acquistare la farina, per cui non è una questione di prezzo. Francesca, tu mi dicevi il perché ritornare alle farine antiche. Allora, fondamentalmente è una questione proprio di genetica. I grani antichi, comunque quei grani che per più anni si riproducono sullo stesso terreno, sviluppano una simbiosi, una collaborazione col terreno. I nostri terreni sono argillosi, poca acqua, per cui il grano si va a cercare l'acqua, se è un grano antico. Questo cosa vuol dire? Che il grano svilupperà poco glutine. Viceversa, i grani che noi, che le grandi aziende praticamente seminano e che noi vediamo in televisione con queste grandi irrigazioni,
hanno un alto tenore di glutine con tutto quello che ne concerne, celiachia e intolleranza. Quindi anche qui rivalutiamo il nostro territorio, ci troviamo a Brancaleone. Io saluto intanto tante persone che magari sono di Brancaleone che mi vedono passeggiare qui qualche volta al mese. Io mi occupo di tutela e di salvaguardia del territorio, per la Regione Calabria raccolgo dei dati per il dissesto idrogeologico, ecco perché mi vedete ciumare come si suol dire, no? Mi piace chiacchierare un po' con le persone che incontro. Mi hanno raccontato che Brancaleone, feudo di Staiti, era per antonomasia uno dei paesi più ricchi di grano, perché nella località che va da Pantano a Chiesa dei Tridetti fino alle Pendici era pieno di grano. Oggi queste colture sono state soppiantate dal bergamotto, ben venga il bergamotto. Però attenzione, l'altro aspetto che noi ci siamo posti come Slow Food, no? E come comunità del cibo, qual è? Quella di guardare i nostri territori. Se noi non teniamo ferma la collina dove una volta andava seminato il grano, con il sapere, con le buone pratiche agricole che impedivano alle piogge tumultuose di portare acqua in abbondanza a valle, giustamente se non tiene la collina è ovvio che poi abbiamo le alluvioni e nella parte costiera ci ritroviamo con gli agrumeti inondati dal fango. Quindi perché non stimolare questa collaborazione? Perché fondamentalmente se oggi manca la volontà di coltivare il grano o manca la volontà di coltivare il bergamotto secondo i criteri di una volta, è perché c'è stato un gap generazionale, cioè quello che ho fatto io non voglio che lo faccia mio figlio, quindi si è perso tutta quella sacralità nel tenere a bada la terra, di custodire la terra, si è abusata della terra. Ecco, l'intensività delle cose ci ha portato a sciupare un po' il nostro territorio. Dunque la comunità dei grani è volta al recupero e alla valorizzazione dei grani antichi. Sì, è volta al recupero e alla valorizzazione. Da questo ci ha portato ad attivarci anche delle collaborazioni con degli amici salentini dove fanno l'antico palio della mietitura. Attorno al pane, torna a ripetere, c'è un discorso di convivialità e questa convivialità portava allo scambio dei semi. Quindi ecco, tutti questi metodi portano a sostenere, a migliorare quello che è la genetica del grano che veniva reimpiantato. Quindi sono dei piccoli gesti che poi fanno sì che le persone si conoscono, si scambiano le informazioni e che poi il prodotto giustamente sia buono. Queste sono le linee guida che la comunità dei grani antichi si pone, quindi diffondere i valori giusto e pulito, ecco, della Slow Food e in particolar modo un ritorno a quella che è la convivialità, la partecipazione, lo stare insieme, quindi la tradizione, l'utilizzo del lievito madre, quindi allontanarci a quelle che sono le farine derivate. Quindi a quelle che poi di conseguenza sono le intolleranze che oggigiorno sono diffusissime. E infatti, allora, penso che ognuno di noi abbia impastato una pizza o impastato del pane e a un certo punto dice metti il lievito e poi aggiungigli un po' di zucchero perché aumenta la lievitazione. Beh, allora dobbiamo capire una cosa, quando noi prendiamo una farina come questa che i nostri amici produttori ci propinano, è una farina che quando viene molita ha tutto dentro, cioè rimane il germe di grano, quindi non si conserva all'infinito, è una farina che ha una scadenza naturale perché è viva. Ovviamente quando il lievito viene a contatto con la parte viva, giustamente la pasta diventa tutta lievitata. E non abbiamo poi il problema che non riusciamo a digerirla. Attenzione, questo per introdurre un altro discorso. Qui nella zona ci sono molti panificatori, perché a me piace comprare il pane, che usano il lievito madre. Ecco, io vi suggerisco di comprare questi pani fatti con lievito madre, perché comunque risultano molto più digeribili. E chi soffre di glicemia alta oppure di diabete
troverà subito sollievo, perché i nostri pani non fatti con lievito madre, purtroppo, speriamo che usino anche farine integrali, hanno un alto tenore di zuccheri, per cui se uno è diabetico e si mangia un panino è come se avesse mangiato un cucchiaio di zucchero. Quindi da questi dati, che purtroppo con i quali ci scontiamo quotidianamente, il valore di queste farine è immenso. Tant'è vero che alcuni amici ristoratori, alcuni amici panificatori della Piana e alcuni punti vendita hanno incominciato ad avere appunto delle grosse richieste, e questo ci fa piacere, perché comunque siamo riusciti ad indirizzare verso uno sviluppo delle persone che hanno condiviso un principio, che è quello del buono, del pulito e del giusto, perché altrimenti avete, nei libri si parla di, cioè, ma non è il di, è l'oggi che si può fare, però bisogna anche un attimino rimboccarsi le maniche, altrimenti leggeremo sempre di. Noi siamo per l'oggi e per poter rigustare quello che ieri abbiamo gustato. Cioè, se io sono il responsabile della comunità del cibo, non è che l'ho fatta tanto perché le mie origini sono contadine, mio nonno aveva un forno sociale dove condividevano con altre persone, perché era di Corivo di San Lorenzo, la panificazione, per cui tutti i gesti della ritualità, della sacralità, tutto quello che è il pane è di mia conoscenza. Grazie a loro l'abbiamo scritta, Slow Food ne ha fatto un tesoro, un patrimonio, per cui grazie alla loro disponibilità sono state scritte queste, perché molte volte non sono scritte, e riusciamo a darle a disposizione di chi vuole fare un percorso del genere, che è un percorso produttivo. Complimenti, queste sono le linee guida della comunità del grano d'Aspromonte, curata appunto dalla condotta agromeccanica Reggio Calabria Slow Food. Sicuramente ne sentiremo parlare di questo progetto ambizioso, quello di far utilizzare essenzialmente le farine dei grani antichi. E poi vorrei dire che Donatella e Salvatore vi regalano anche dei peperoncini che hanno confezionato per l'evento e per la loro testimonianza e gratitudine per il dottore Tringali, oltre alle lestopitte che degusteremo. Grazie ancora e complimenti agli organizzatori. Adesso seguirà un momento conviviale a base appunto di lestopitta e dolce al bergamotto, ma non mancherà la musica, che è curata da Alessandro Santa Caterina con la sua chitarra battente. Un musicista che si è formato da solo, che è cresciuto, come si suol dire, a pane e musica. Non solo, ecco, a proposito della serata. Nel tempo lui ha fatto un sacco di successi in giro per la Calabria grazie anche alla sua dote musicale. Cioè, lui non suona solo la chitarra battente, ma suona di tutto, dal campanello di casa giustamente al cucchiaio pure. Ma l'hai portato stasera? E quindi niente, ora recentemente, appunto proprio l'altro giorno, firma un contratto per una casa discografica, Alfa Record, e questo gli consentirà di produrre musica attraverso questa etichetta. Siamo orgogliosi come Branca Leonesi di avere questo talento, che oggi viene invitato e ospitato in tutte le TV nazionali, quindi dalla Lombardia al Veneto, insomma in tutta la Calabria. Alessandro, a te la chitarra. Grazie, grazie Francesca, grazie a tutti. Grazie a te. Thank you.
Allora, sì, due parole giusto per scuola di musica contemporanea, oggetti di uso comune per far musica, uso non convenzionale degli oggetti pratici. Tutte quelle che avete sentito sono mie composizioni, alcune erano improvvisate sul momento. Questo qui è un brano che ho fatto per un docente del conservatorio che mi ha insegnato queste cose, cioè un giorno mi ha messo davanti a delle partiture strane in cui al posto di note c'erano delle faccine che ridevano, fiori, cose. Praticamente la musica contemporanea non scrive note sullo spartito, ma soltanto simboli che aiutano chi lo guarda praticamente a partorire una propria composizione, anche se lo spartito è universale. E questa qui è una canzone per il docente Alberto Mammarella. Cuzzocrea, casa editrice Città del Sole, questa sera una serata riuscita, colpi di scena e soprattutto amore per la cultura, per il sapere unito al cibo. Sì, infatti era il tema della serata che avevamo già enunciato nella nostra locandina e direi che l'idea di veicolare un libro che non è solo quello della lettura, voglio dire ovviamente in privato così eccetera, ma di condividere attraverso una lettura dei saperi e dei sapori, perché è chiaro che si sono letti dei libri che parlano di cibo, quindi chiaramente abbiamo condiviso questo momento. Direi una serata bellissima in un luogo molto bello che, come sapete, è la casa dove Cesare Pavese passò i suoi mesi di confino. Sono dei luoghi, come dicevamo stasera, magici, cioè che permettono già da soli, proprio il genus loci, una condivisione, una come dire, organizzazione naturale di quelle che sono state le nostre idee e che sono andate a buon fine tutte.
Durante il reading letterario, attraverso le letture gastronomiche, quello che si è palesato il legame tra la cultura, la partecipazione, la condivisione, ma anche un legame strettamente connesso con quello sociale, con il cibo. Sì, infatti si parla, io direi che questi sono gli anni in cui veramente sul cibo si è costruito, si sono costruite delle sovrastrutture forse anche esagerate secondo me, però il parlare di cibo e quindi praticare anche secondo quello che è il movimento Slow Food che noi tutti condividiamo e che abbiamo condiviso questa sera, cioè del giusto e del buono e del pulito, secondo me è una filiera semplicissima che ci può portare solo ad realizzare delle cose che siano giuste per riproporre di nuovo, fondamentalmente per tornare alla terra, per tornare a quei lavori semplici, a quei lavori soprattutto per i giovani che possano rilanciare un'economia rurale o comunque dei paesi. E questa è la nostra idea, è l'idea anche di lavorare come voi all'interno di paesi e quindi di partire da lì. E anche ritrovare quel senso di appartenenza alle radici del territorio, quindi questa lentezza nell'assaporare il gusto anche della cultura. Esatto, abbiamo messo in exergo alla nostra locandina, uno un paese se non ce l'ha bisogna che se l'inventi, perché il paese rappresenta le nostre radici, quindi voglio dire un luogo da cui partire, citando anche Rossello Ara quando alla fine diceva che cosa farò, ritorno alla terra, ritorno a Tara perché è da lì che ricomincerò. Anastasi, vicepresidente della condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica e responsabile della comunità dei grani in Aspromonte. Nel corso dell'evento ha parlato della comunità dei grani, questa voglia di ritornare alle farine antiche. Perché? Allora, oltre che una voglia, c'è un'esigenza grande di riscoprire un pochettino il gusto che con i cibi che sono stati omologati si è perso, e la necessità di avere un prodotto che tuteli oltretutto la salute e anche il territorio, perché il ritornare alla produzione di questi grani vuol dire ritornare sul territorio che da tempo è stato abbandonato e che purtroppo è soggetto ad incuria e a tante brutte conseguenze. Valorizzazione e conservazione della tradizione e quindi questa voglia di ritornare a quelli che sono anche gli oggetti della panificazione, si è parlato anche di questo nel corso dell'iniziativa. Sì, c'è una grande voglia di ritornare, come si dice, ma non è tanto il ritornare, quello che manca oggi è il raccontare, si è perso un pochettino il racconto e quindi le nuove generazioni non sanno, perché non conosco, perché nessuno gli ha detto di quello che comunque è stato il nostro passato, che adesso ritorna in modo molto, molto premente, visti i grossi problemi che comunque con l'alimentazione si corre. Quindi questa necessità di riscoprire quello che è il gesto attorno, questa sacralità che è attorno al pane, che non è altro una condivisione. Oggi si parla tanto di condivisione, attorno al pane si condividevano i bisogni, le necessità, anche le fatiche di tante famiglie, tra di loro si conoscevano e si distribuivano di volta in volta il pane, perché comunque era la base dell'alimentazione e quando a qualcuno mancava, si sapeva che c'erano difficoltà, il pane non mancava mai. Dunque il progetto della comunità dei grani è volto a promuovere non solo l'aspetto salutare ma anche quello di ritornare, come abbiamo detto prima, alle radici, alla tradizione, a stare, ecco, dar vita a quello che era il pane di una volta poi va a evidenziare una tipologia di farina che è lontana da quelle che adesso sono dei derivati di farine che fanno sì che ci siano le diverse intolleranze. Sì, come abbiamo detto durante questa chiacchierata, questo reading, oggi ci troviamo a mangiare, ad alimentarci
di farine che sono inerti, perché queste possono lievitare, devono essere additivate con bioattivatori che sono sostanzialmente zuccheri, e quindi tutto quello che deriva dall'eccesso di zucchero nell'organismo purtroppo oggi sono le tante malattie cardiovascolari, le tante malattie dovute all'intolleranza, perché comunque poi si scombina quello che è il nostro organismo. Voglio rimarcare un altro aspetto che è fondamentale: alla base della comunità del grano c'è prima di tutto il rispetto tra le persone, il recuperare quella convivialità, quello stare a fianco che è venuto meno.